Oggi sono qui per farvi vedere un esperimento di Halloween. Allora, io ho preso dei rametti nel bosco. Vabbè, non è che mi sono avventurata in un bosco con i lupi, eh. Se non è in un boschettino. Poi ho preso tre tempere, i pennelli e della sabbia. Sassolini, vabbè. Allora, io ho legato i rametti col fil di ferro. Poi andrò a posizionarli, se ci riesco, nel vaso pieno di terra. Ci vorrà un minutino. Ok, ecco qui. Ora ci andiamo a mettere i sassolini. Voilà! Devono andarci. Mi sa che ci serviranno ancora un po'. Ecco qui. Un pochettino. Qui un pochettino. E ecco qui. Ora io andrò a dipingere il vaso. Io in questo caso userò il nero, però uno può usare il colore che vuole: viola, rosa, arancione, giallo, verde. Ora attentamente. Una volta colorato, io mi è venuto in mente di andarci a mettere questi chiodini, magari alcuni di voi li conoscono. Io ho già fatto altre creazioni con questi chiodini, non sono su internet, vedete? Ci sono alcune creazioni che io ho già fatto. E alcune le farò adesso insieme a voi. Io farò delle cose di Halloween, giustamente. Ora cercherò io modellini. Vedete che ti insegna come farli? C'è il vampiro, la zucca. La zucca. E il ragno, la ragnatela. Poi da qualche parte, scusate per il disordine all'interno. Poi guardate un'altra mia creazione, il My Little Pony. Il fantasma e Frankenstein, la faccia di Frankenstein. Qua ci sono delle pinzette per raccogliere, ma ci si mette un anno, quindi io non le uso assolutamente. Io partirò a fare il ragno. Ok, ora devo prendere questo e comincio a fare il ragno. Lo posiziono sopra, vedete? L'ho posizionato sopra e poi ho messo i puntini dove ci sono quelli neri. E poi, tra i buchetti, io lo appenderò ai rametti dell'alberello con un filo. Ok, ora che l'ho messo preciso, con questi... Ok, con questi chiodini andrò a posizionare dove c'è il nero nel disegno.
proprio come nei miei mari. Si vede che ha toccato il vaso. Ora devo andare avanti a mettere puntino per puntino, uno sopra l'altro. Aiuto. È un lavoro in cui bisogna metterci pazienza, però alla fine viene una cosa bella. Una volta finito di schiacciare, questo è finito, vedete? Poi ora vi farò vedere anche come si fanno gli altri. Ora, con un po' di carta forno, bisogna poggiarcelo sopra. Vabbè. E prendere il ferro da stiro. Ok. Ci arriva, sì. Lo appoggio un attimo. Una volta appiattito, bisogna metterci sopra per lo stiro. Col calore si dilatano i pixel, quindi dopo un po' dovrebbero essere pronti. Bisogna girare, io giro intorno, faccio un po' così, un po' così. Aspetto. Però mi raccomando, prima di piastrarlo bisogna controllare bene che ci siano tutti i pixel. Ok, ora lo riappoggio qui sopra e provo a togliere. Voilà! Mi aspettavo che si fosse tolto. Forse mi aspetterò un minutino che si raffreddi. Ora va girato attentamente. Ovviamente io non è che ho tirato appena appena e l'ho appoggiato lì, eh. Non provateci, mi raccomando, a fare così. Io l'ho tagliuzzato con le pinzette così, le zampine, e poi ho fatto così sotto il corpo. Perché se no potrebbe staccarsi tutto. Ora è bollente, lo appoggio qui e poi vedete che ci ho lasciato un buchino? Lo attaccherò all'albero con un filo. La ragnatela non la farò, però farò solo tutti questi animaletti. Ora farò il fantasma. Yuhu. Ora devo fare il fantasma. Dovrò prendere il coso quadrato, non quello rettangolare, cioè ci sta ma non viene preciso, quindi io, perfetto, ora io lo farò e ve lo farò vedere alla fine. Ora, una volta finito, come potete vedere, eccolo il risultato. Io ho fatto in più la streghetta, il gattino e il teschio. Ovviamente non è che li ho fatti tutti da sola, mi sono fatta aiutare, perché sennò stavo qui, il video lo vedevate finire che era giorno, quindi da giorno a notte a giorno, quindi erano quasi 2 giorni praticamente, cioè avevo dovuto fare questo. Inoltre la streghetta l'ha ricopiata mia mamma, è stata bravissima. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!